Playing con Dr. Game X. Un saluto a tutti voi cari pazienti dal vostro Dr. Game e dal buon Malo e benvenuti a questa ultima puntata di Thank You for Playing. Finalmente X. È arrivata la fine, è arrivata la conclusione di questa nostra serie spin-off. Spero che vi sia piaciuta fino a questo punto, ma attenzione, dobbiamo vedere l'ultimo gioco, l'ultimo gioco. Stiamo parlando, e lo vediamo subito da questo momento, di Gumbo. Punti a questo giunto, come si dice. Che nome furbo, Gumbo. Che è un po' Dumbo, un po' Gumbo. Del 1994, ad opera di Min Corporation. Stamin Corporation. Ci sarà un motivo. Nome Omen. Stamin Corporation. Anche questa ha fatto solo questo gioco qua. Mi pare di sì, o qualche altra cosa. Comunque, sempre straclonazzi. Ci telefoneranno per robe poco raccomandabili dentro. In questo caso, e ti pregherei di partire pure col gameplay, si tratta di un clone di Columns. Che bello. Tra l'altro, e qui abbiamo già delle donnine simpatiche che ci osservano. Sì, io sto già cercando di capire cosa devo fare. Ovviamente come Columns, quindi devi fare in modo di fare fuori più possibile cose associando elementi dello stesso tipo. Ma io sono distratto dalle belle donnine che... Ovviamente sono... si potrebbe giocare anche in due, come puoi vedere. Sì. Quando completi tutto, la donnina sullo sfondo si palesa. Smutanderà probabilmente. Si palesa. Qui, in realtà non è che ci sarebbe tanto da censurare, perché vabbè, lo farò lo stesso. Però si tratta di foto non così esplicite come quelle che abbiamo visto su... L'ultima volta c'è stato del... Ci sono stati dei momenti di hilarità. Sì. È un gioco molto classico. Ma sai che colpaccio che ho fatto? Chiunque abbia giocato al classico di Sega potrebbe tranquillamente giocarci senza nessun problema. Non c'è niente di particolare da dire. Potremmo chiuderla qui la puntata. Sì, è un gioco tristissimo. Io vorrei dirlo. Ho cominciato a giocare. Scusa, visto, mi sono distratto e ho perso. Mamma mia. Abbiamo perduto allegramente. Succede. Vabbè, non è la fine del mondo. Anche di questo video, tanto per essere così, un po' per fare del fanservice, proverò a mettere la versione non censurata. Anche se non c'è niente da censurare. Comunque controllate sempre la descrizione. Se vedete qualcosa, non si sa mai, così un po' misterioso, andate a cliccarci su. E che dire, anche qui ci sono vari power up da sfruttare. Non capisco che razza di roba si fumino ogni volta i designer di questi giochi. Che vi devi spiegare perché c'è un teschio col cervello che pulsa. Perché farsi delle domande? Posso capire. Ah sì, perché comunque sono le picche. Se le fai fuori succede qualcosa di bello. Sì. Scompare anche l'ultima. Ah, hai capito. Però non capisco perché mettere il cervello che pulsa. Ma vabbè, non bisogna farsi troppe domande. Te lo ripeto, non farti delle domande. Mai. Ovviamente le corone ti danno più punteggio. Ma io tengo il teschio in su. Comunque, come vedi, la donnina sullo sfondo piano piano sta cominciando a palesarsi. Eh sì, pian pianino, zitta zitta cacchia cacchia. Alla fine comincia anche a farsi vedere. Però dovresti cercare di eliminare qualcosa di quello che c'è già. Sto cercando. Piuttosto che fare in modo di... Grazie, vuoi giocare tu? Metti lì. Vabbè, dammi tempo. Come sei diventata? Vabbè. Io c'ho fretta, c'ho pressa. Ma non volevo metterla lì. E ormai, dannazione. Ormai l'hai messo. Ce l'ho ficcata nel sacchetto. Niente, io questi giochi sono una pippa. La scarsezza più aberrante. Però, questo serve per far vedere tette. Per vedere la tua faccia. Esatto, sì, effettivamente.
Ma... Beh, complimenti per la selezione del gioco, anche perché li sceglie tutti lui i giochi. Quindi... Ma ragazzi, io mi sono messo a cercare giochi sexy, alcuni me li ricordavo, altri no. Altri sono veramente delle quelli che... cagate terrificanti. Che non mi ricordavo. Effettivamente c'era un motivo per cui non ricordassi. Sì. Vabbè, noi comunque li abbiamo visto tutti. Anzi, tutta questa lunga serie di video ha una certa valenza enciclopedica, perché avete potuto vedere un buon 60% di tutti i giochi sexy arcade mai creati. E soprattutto avete capito perché noi siamo due maniaci sessuali. Esatto. E questa è la cosa. Anche e soprattutto per questo. E soprattutto per questo. E niente, forse riesco a portare a casa il risultato, ma non lo so, eh. Tu comunque provaci, tanto per non finire in tristezza. In mestizia, soprattutto. Mestizia. E dunque, mettiamo qua, tanto che ci frega. Ma sì, tanto. Che ti frega, davanti al bello. Persa per persa. Allora. Non così, che... Non volevo metterlo così, vabbè. È quello che dicono tutti la prima volta. E dentro, cosa? Non volevo metterlo così, scusa. No, me l'hanno tirato su, ok, stanno succedendo cose, non so se mi dà dei bonus, malus. Mi fa venire in mente una certa canzoncina di DJ Lubel, The Wrong Goal, tu te lo ricordi? Vagamente. L'hai mai vista? Andate a cercare su YouTube DJ Lubel, The Wrong Goal. Mandiamo magari anche un... non so, un video, un contributo, qualcosa del genere. No, non posso perché se no mi chiudono, mi stangano il video più di quello che ormai... volevo metterlo lì! Guarda come perdiamo in modo importante. Ma non volevo metterlo importante. Lì, in realtà. Vabbè, però così non vale, Madonna, raga. Avresti avuto tante di quelle occasioni con i teschietti pulsanti e puzzanti. Vabbè, dammi tempo. Vabbè. Cioè, vedi, c'è bonus game. Suona tanto così dal bonus game. Quello, dobbiamo aspirare a quello. Allora, girati. Oh. E girati. E gira tutto intorno la panza. Mentre si danza. Però sei anche un po' stro, come si dice. Un po' stro. Un po' un'apostroforosa tra le parole ti ammazzo. Un po' stroforosa. Massimo, te lo dici? Sei veramente messo molto, molto sì, male. Sì, ma io faccio schifo a questi giochi. Cosa ti devo dire? Io più che dirti che faccio schifo. Però non ecco, volevo metterlo così. Vedi. Vabbè, ma è colpa tua che metti i giochi brutti, metti. Scusa, anche beh, questo teoricamente dovrebbe essere anche un gioco bello. Pensa. E appagante. Se te che non lo sai a pagamento sfruttare, più che altro. Beh, quello sicuramente. Ma se sei tu che non lo sai sfruttare, mi spiace, cara. Cosa devo dire? Mi spiace, cara. Dai. Tanto, perso per perso. Tanto per perso, perso. Che puntata quadrato. Orrenda, tra l'altro. Veramente perso una puntata per bruttissima. Però comunque, dai, ci sta allietando lo sfondo. Sì, allietami lo sfondo. Signora, mi sta allietando lo sfondo. Ma io prima ho fatto una serie di bonus che metti, non ho più ripetuto. Vai, vabbè, ma così... Aspetta, che adesso arrivano altri teschietti pulsanti. Ah, ce la facciamo? Eccolo. Oh, bonus game! Bonus game! Adesso praticamente passa al... Forza, come si chiama? Ah, ma la devo toccare? Sì, la devi toccare, devi ricostruire il puzzle, un po' come quei giochini con cui giocavamo da piccoli, con le varie tesserine da riarrangiare. Ah, io facevo schifo anche in quelli. Ecco, non sono riuscito. Mi è venuta una tetta, ovviamente. Hai fatto diventare la signora tre tette, quella di atto di forza. Giochi di fin di un certo livello. Non come il remake che fa schifo. Però nel remake la signora tre tette l'hanno messa comunque. Sì, nella specie di director's cut. Ma tanto fa schifo. Non potevano evitarlo perché sennò i fans si sarebbero. Allora, innanzitutto, fare un altro Total Recall non si doveva. Ma non è questo il momento di parlare di queste cose. Vabbè, comunque andava bene col merda. Veramente una roba oscena il film nuovo. Mi dispiace, ma non riesco a farmelo piacere. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là. Allora. Vediamo se riusciamo. No! Vabbè, però è successo qualcosa. Intanto la mia Martini, che c'è dietro? Ma non è mia Martini! Smettila, poverino, un po' di rispetto per una delle più grandi cantanti della nostra sì, storia. Sì, lo so, non mi ricorda, ci assomiglia anche. Ma perché non so che mia Martini hai visto tu, era mia Martini ai mondiali 90 insieme a Cicciolina e quell'altra. Ti assicuro che non era mia Martini. Oh, mamma mia. E dunque questo potrebbe essere necrofilia bella e buona. Perché tu sei un po' vabbè. Non frequento, non frequento. Non saprei. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Sì. E palle rosse, palle. Faccio così. Poi faccio così.
poi faccio così, poi faccio così, poi faccio così. Difatti me l'ha buttato. Te l'ha buttato là dove non batte. Ah, pensavo di fare un'altra cosa. Hai fatto veramente uno schifo. No, perché? Ho sbagliato, lo so, hai ragione. Però mettiti nell'angolo, no! Nell'angolo? Potevi fare il tris in diagonale. Il tris in diagonale con lo teschietto. Ma che ne so. Ah, fallo lì. Dammi. Alleluia. Ci siamo riusciti. Lì, perfetto, bravo. Ok. Mazza, okay. Sei bravo a questo gioco, eh? Ci ho giocato anni e anni di onorato servizio. Gameplay. Vai, vai, tris. Tris, qua tris. Prezziamo la finocchio. Non era proprio così, ma... Vabbè. E quindi, niente, ragazzi, è abbastanza nel senso, è uno di quei... Non noioso, ma uno di quei giochi che ti assorbe. Quindi tu... Du palle. Giocandoci... Gioca giù, Non riesci a fare altro che giocarci. Non riesci a parlare, perché sei lì intento, assorto... all'interno del gameplay. Comunque, è simpatico. Anche questo lo trovate su Mame. Assolutamente. Basta cercare Goomba. Boom, boom, boom. Bonus game! Ok, dai. Allora. Componi la scomposta. Dai, quello al centro giù. Quello lì a sinistra, tutto a destra. Quello su. Poi, no. Giù. Quello lì di qua. Ok, poi sali la tetta. Sali la tetta. Time over. Qua si dovevi spostare. Non sono bravo. Avevamo fa. Ai. Niente. E qui prendiamo un sacco di schiaffi, mi sa di nuovo. Non c'è verso. Vabbè, comunque, ragazzi, interessante, bellino come Columns. Mamma mia. Si perde miseramente anche in questo modo. E niente, giocatevelo, recuperatelo se avete voglia di giocare a un gioco brutto. Di trasgressione. Di tutti i giochi, proprio questo è dove vi scegliere. Di trasgressione, mamma questo mia. Non è il gioco fatto apposta. Se mai ci sarà una puntata speciale, sceglierò io il gioco comunque. Va bene, ma non avverrà mai. Quindi niente da fare. Siamo arrivati a 12 minuti. Di strazio, tra l'altro. Direi che con questa tristezza in corpo possiamo concludere. E non solo questa in corpo. Serie. Abbiamo concluso nel modo più schifoso del mondo. Gli hai scelti tu i giochi, quindi. Vabbè, ma io poi ho fatto così. Ho scelto un Docoglio Coglio. Ho capito. Docoglio Coglio, però. Sono capitati e ho non ci volevo venire. Mi hanno tirato su, Dai, fai i teschi bollenti. Dunque. Questa è un po' sovraesposta sta ragazza. Mi sa che anche con sì, la piena luminosità hanno sbagliato qualcosa. Non secondo si me. Vede, non si vede poi granché. Allora, intanto sento rumori molesti. Il gatto che spacca tutto. Non è un problema. E niente, direi che ci possiamo salutare. Con la ragazza Push Button. Push the Button. Che immagino che in tutto questo tempo è stata Push Maolo To Maolo. Esatto. Perché ho dovuto piazzare delle faccine strategiche tanto per non incorrere in severe sanzioni. Severo Spiton. E niente. Grazie a tutti per... Beh, tu gioca intanto, io faccio la chiosa finale. Grazie a tutti per essere stati con noi durante queste settimane. Probabilmente siamo arrivati anche a Natale a questo punto. Può darsi. Noi siamo in maniche corte. Siamo arrivati anche oltre Capodanno, quindi buon 2020 a tutti. Se questo video lo state vedendo nel 2020 o se manca poco. Non lo sapremo mai. Al nuovo anno. Speriamo che sia un anno proficuo per tutti. Proficuo per tutti. E tante belle cose, tante donne o uomini a seconda dei vostri gusti per nel vostro futuro. Grazie per l'attenzione. Speriamo che questa serie sia stata di vostro interesse e che soprattutto YouTube non ce l'abbia censurata malamente. Se fosse possibile. Se fosse stato così... Pazienza, vabbè, noi ci abbiamo provato. Era una cosa che nessuno aveva mai fatto, un motivo c'era. Un motivo ci sarà. E ci abbiamo provato noi. Non si sa con che risultati, lo scopriremo solo vivendo. Esatto. Grazie a tutti, un saluto, ci vediamo. Grazie anche al buon Mauro per averci ospitato in questa sua magione della lussuria. Noi ci vediamo in un prossimo video. E tanta bella cosa. Salutiamo, chi baciamo le mani. Ciao.
Dio, che gioco orrendo. Di tutti i giochi, proprio questo dovevi scegliere. Porca miseria. Niente, ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato. Finirà malissimo. Ci censureranno. Il canale verrà buttato giù in 4-4-8. Però intanto, vabbè. Vabbè. È stato un tentativo. Ciao, ciao. Siamo sulla... Ma tanto non guadagniamo niente dal canale prima. Già, non guadagniamo niente ancora adesso. Chi se ne frega. Ciao. Buon anno. Thank you for playing con Dr. Game.